Allora, stavamo parlando, riepilogando, di ingredienti e allergeni. Fatto come lo vedete qui, l'ingrediente è del testo. Questo ovviamente è una soluzione minimale che può andare bene, però ci impedisce di rappresentare i dati in maniera un pochettino più sofisticata. Per cui, ad esempio, volendo andare a prendere tutti i piatti che hanno un dato ingrediente fatto con la stringa, io cosa dovrei fare? Dovrei andare a vedere tutti i piatti, cercare all'interno della descrizione l'ingrediente e poi utilizzarlo. Con in più la possibilità, se non ci sono dei controlli particolari, di avere magari un ingrediente scritto male. Per cui una alternativa è quella di andare a rappresentare gli ingredienti, e possiamo fare lo stesso discorso con gli allergeni, per il momento lo facciamo con gli ingredienti come una classe, quindi ingrediente. I nomi delle classi sono tendenzialmente sempre singolari. Nomi comuni singolari. Che cosa faccio? Metto l'ingrediente e poi vado a indicare le sue caratteristiche. Quindi l'ingrediente avrà, diciamo, un nome. Scusatemi, ma ho un po' di messaggi che vanno e vengono. Abbiamo un nome, poi abbiamo diciamo informazioni nutrizionali, ad esempio carboidrati, eccetera, eccetera. Ve lo metto così, in realtà sto andando un po' oltre quello che è scritto nel testo, ma giusto per dirvi che cosa potremmo mettere lì dentro. E a questo punto, invece di avere ingredienti messo così, vado a mettere, scusatemi, non questo, ma bensì un'associazione tra il piatto e l'ingrediente. Piatto, diciamo, composto da l'ingrediente. In questo caso devo andare a mettere le molteplicità, quindi se io vado a vedere dal punto di vista del piatto verso l'ingrediente, quello che riesco a fare è vedere ragionevolmente se ho un piatto, avrò diciamo almeno un ingrediente e potenzialmente ne ho tanti. Okay, non metto un limite massimo effettivo. Viceversa, un ingrediente, immaginando di avere un elenco di ingredienti, un ingrediente potrebbe potenzialmente non essere utilizzato in nessun piatto. Okay, ce l'ho nel mio elenco, ma non ho usato nessun piatto. Lo userò in futuro, ma in questo momento potrebbe non esserci. E ovviamente potrebbe essere utilizzato in tanti piatti. Quindi un piatto può essere composto da vari ingredienti. Non so se mi spostavo dritto. Stesso discorso per gli allergeni, quindi in pratica quello che faccio è utilizzo un attributo semplice, oppure meglio, diciamo è una soluzione molto più flessibile perché ho la mia tabella con tutti gli ingredienti, il nome preciso. Volendo posso partire da un ingrediente e andare a vedere tutti i piatti che hanno quell'ingrediente. Capite che è un po' più raffinata come soluzione. Oppure, meglio, uso una classe ingrediente separata con la
l'associazione di composizione. Ok, vediamo se riusciamo a ridimensionarlo un po', perfetto. Quindi questo va a finire, questa è la classe. Oppure quest'altro, ok? Ho legato le due classi. Queste, quindi l'icona del foglietto con l'angolo ripiegato è una nota, e come avete capito facilmente, normalmente o la metto a sé stante oppure la collego con questo spezzata, tratteggiata agli elementi a cui si riferisce, che è comodo per andare a indicare delle informazioni aggiuntive sulle note, sui vari elementi del nostro modello. Stessa cosa abbiamo detto, possiamo andare a fare per gli allergeni. Quindi allergene, diciamo che mettiamo un nome, ma di nuovo, scusate. Ok. Ho sbagliato, ho usato i metodi invece di attributi. Quindi il nome dell'allergene e la stringa. E anche qui lo possiamo fare sul piatto, oppure, meglio ancora, visto che gli allergeni in realtà non è che sono nel piatto, ma sono gli ingredienti che vengono usati per comporre il piatto, possiamo andare a mettere un'associazione che lega il nostro ingrediente con un allergene, e l'associazione la possiamo chiamare contiene. Anche qui possiamo mettere una lettura, contrario, quindi l'ingrediente contiene l'allergene, la cardinalità di inizio, quindi l'ingrediente può contenere zero o molti allergeni, no, sto facendo il contrario, quindi l'ingrediente può contenere zero o molti allergeni, e viceversa un allergene può essere contenuto in zero o molti ingredienti. Allargo un po' qua, questo lo spostiamo qua sotto, così. Quindi un piatto è composto da uno o più ingredienti, e un ingrediente contiene zero o più allergeni. E viceversa, un allergene può essere contenuto in zero o più ingredienti, e un ingrediente può comporre zero o più piatti. Okay? Quindi, soluzione semplice. Uso una stringa. Se non mi interessa il dettaglio di quello che c'è nei nostri ingredienti, può anche andare bene. Ok? Quello è un dettaglio, è un'informazione poco rilevante che non mi interessa più di tanto, ed è il testo che io vado a mettere lì da parte. La direzionalità, scusatemi, l'ho fatto velocemente. Quando io vado a selezionare questo, composto da, quindi seleziono l'associazione, vado ad aprire il cassettino qui a destra e poi vado a mettere Reading Direction. E quindi qua posso mettere destra o sinistra. Okay? In questo caso composto da verso destra. Quindi right è fatto così. E poi adesso lo richiudo. Ok.
Domanda, l'allergene si poteva anche mettere come attributo di ingrediente? Allora, messo così, sì, allora volendo, lo discorso si poteva essere uguale, quindi qua dentro, volendo, io avrei potuto mettere un attributo, allergeni o allergene, che poteva essere una stringa con una lista separata da virgole, e quindi poteva funzionare esattamente come avevo messo gli ingredienti qua. Okay? Vuol dire che l'allergene non è un qualcosa di particolarmente importante, basta sapere che c'è scritto da qualche parte. Domanda, nel caso in cui si stabilisca una classe ingrediente, come abbiamo poi fatto noi, dobbiamo andare a eliminare l'attributo? Sì, sicuramente. Io adesso ve l'ho lasciato per farvi vedere le due alternative, però o si mette l'attributo ingredienti, adesso vediamo se riusciamo a mettere ci metto un punto interrogativo qua, così, giusto per evitare fraintendimenti. Quindi, ovviamente, se c'è questo attributo, non c'è questa classe. Se c'è questa classe, tolgo l'attributo. Giustamente, sì. Nella mia soluzione ve li lascio giusto per farvi vedere o uno o l'altro. Ok? Ok, a questo punto, cliente piatto, abbiamo visto piatto, ecco, avete visto che inizialmente avevamo identificato cliente, piatto e ordine come concetti principali, più eventualmente messaggio. Andando ad analizzare piatto, abbiamo scoperto che in realtà potevamo mettere, che è la soluzione che abbiamo poi fatto alla fine, una nuova classe, quindi un nuovo concetto che è quello di ingrediente. Quindi non è detto che alla prima analisi del testo saltino fuori subito tutti i concetti fondamentali, quindi tutte le classi. Questo è un caso tipico in cui io ho scoperto che era utile avere una nuova classe e l'ho aggiunta. Allora, salvo un attimo, quindi questo è mangia casa. Bene, così, visto che la rete oggi non ci assiste, vorrei evitare di perdere l'esempio. A questo punto, l'ordine è un qualcosa che, se volete, sta a metà tra il cliente e il piatto. Quindi qui sta il cliente, l'ordine e il piatto. Quindi l'ordine è legato a un cliente, quindi il cliente sostanzialmente effettua l'ordine, e l'ordine contiene mettere i nomi, ma insomma, credo che sia abbastanza evidente, basta un doppio clic. Ok. A questo punto andiamo a mettere le molteplicità anche su queste associazioni. Allargo un po' tutto così riusciamo a metterle un po' meglio. Quindi l'ordine mettiamo a metà. Ok.
Scusate, stavo aggiustando semplicemente il layout. Allora, dal cliente, quanti ordini, un cliente quanti ordini può effettuare? Beh, potenzialmente un cliente può effettuare tanti ordini. Diciamo che potrebbe essercene zero, se un cliente ha appena registrato che non ha ancora fatto nessun ordine, fino a molti. Viceversa, un ordine da quanti clienti può essere fatto? Beh, esattamente da uno, nel senso che se ho un ordine, sicuramente un cliente l'ha fatto, cioè non posso avere lo stesso ordine fatto da due clienti diversi. E non ne posso neanche ne avere nessuno, avere un ordine senza un cliente. Un ordine senza un cliente non esiste, quindi qui è esattamente uno. A volte, se io metto un numero così, uno, significa che quello è sia il minimo che il massimo, quindi è esattamente un minimo massimo. L'altra associazione, quindi associazione di contiene, domanda. Finisco la molteplicità su contiene e poi rispondo alla domanda che c'è nella virtual classroom, che poi vi leggo a tutti ovviamente. Allora, su contiene, io ho che un ordine può contenere ragionevolmente 1 o eventualmente 0 se ho all'inizio dell'ordine che non ho ancora messo dei piatti, fino a molti piatti. Una cardinalità, scusate, un piatto invece può essere contenuto sempre in zero ordini, se nessuno lo ordina, e eventualmente in molti. Mettiamoci anche la direzione di lettura. Write. E anche qua mettiamo la direzione di lettura verso destra. Ok. A questo punto mi fermo un attimo e rispondo alla domanda che c'è sulla chat della Virtual Classroom. La domanda è: quanta libertà si ha nello sfruttare un diagramma? Perché un cliente potrebbe prima visionare un determinato piatto, ad esempio per controllare gli allergeni, per poi effettuare successivamente l'ordine. Attenzione, il fatto che il cliente consulti il piatto non lo rappresento qui. Ovvero, immaginate di tradurre questo in quello che avviene nella pratica concreta di un ristorante, diciamo in era pre-Covid, in cui arrivavate, vi danno un menù e poi passa il cameriere a prendere l'ordine. Cosa succede? Succede che il sistema informativo in quel caso è il taccuino del cameriere su cui c'è l'ordine, il pezzo del foglio che poi finisce alla cucina con la comanda. Il fatto che voi abbiate il menu, lo leggiate, andiate a vedere quello che vi piace e quello che non vi piace, leggete gli allergeni, gli ingredienti, ecco, quello è un qualcosa che non viene tracciato qua, almeno ragionevolmente non vi segnate da qualche parte che un certo menù è stato in mano o comunque un certo ingrediente è stato consultato da un cliente. Il dato c'è, è visibile, ma voi non andate a registrare il fatto che un cliente ha consultato un particolare piatto o un ingrediente. Okay? Non vi serve per far funzionare il sistema informativo, l'informazione lì la mostrate. Mentre invece vi serve andare a memorizzare il fatto che un cliente ha fatto un ordine che include un certo elenco di piatti. Ok? Quindi le consultazioni che non lasciano traccia, o comunque di cui non è importante tenere traccia, non vengono descritte come associazioni all'interno del modello. Okay? Questo è importante da ricordarselo perché è un errore che si fa.
abbastanza spesso, non molto spesso, ma ogni tanto. Quindi ricordatevi che l'attività di consultazione normalmente non vengono svolte in alcun modo, non vengono, scusate, memorizzate in alcun modo. Altra domanda sulla chat della Virtual Classroom. Come può un ordine contenere zero piatti? Allora, l'ordine, io l'ho immaginato così, ma potrebbe essere diverso, in realtà nel testo non è così chiaro. Io immagino che il cliente crei un ordine, nel momento in cui l'ordine viene creato non ho ancora messo nessun piatto. Quindi c'ho un ordine vuoto e non ci sono piatti. Poi man mano aggiungo i piatti uno dopo l'altro. Quindi esiste un istante in cui l'ordine è creato in cui non ci sono piatti. Il cliente sta ancora consultando, cosa che abbiamo detto non andiamo a memorizzare, a un certo punto aggiunge un piatto all'ordine. Mentre nel momento in cui creo l'ordine sicuramente so già qual è il cliente a cui fa riferimento, e quindi qui ho un 1, mentre qui invece ho uno 0. Potremmo anche immaginare una situazione diversa in cui il cliente sceglie un piatto, nel momento in cui sceglie un piatto automaticamente gli viene creato l'ordine che contiene quel piatto. Dalla descrizione noi non possiamo sapere quale di queste due alternative viene messa in atto. Quindi qui a rigore io potrei mettere 0 come ho fatto, oppure potrei mettere 1 dicendo che un ordine esiste nel momento in cui è stato scelto un piatto, prima non c'è. Ok, spero di aver risposto alle ultime due domande. Ottimo. Allora, scusate un attimo, ma stanno parlando fuori dalla porta che... Non so quanto sentivate voi, però io avevo difficoltà a parlare. Allora, a questo punto andiamo a vedere, abbiamo parlato del cliente, abbiamo parlato del piatto, andiamo a vedere l'ordine. Che cosa dobbiamo mettere dentro l'ordine? Che informazioni dobbiamo mettere? Allora, il prezzo, il totale dell'ordine, lo mettiamo oppure no? Cosa ne dite? Non posso farvi alzare la mano perché non la vedrei. Opinioni sì, no? Sulla chat? Non so neanche quanto ritardo c'è. Allora, ecco, mi stanno arrivando le risposte adesso, forse c'è un po' di ritardo tra la chat e il video. Allora, e già nelle informazioni dei piatti viene calcolato automaticamente, di là direi di no per un concetto dinamico, può essere derivato dai piatti, lo mette nei piatti. Ok, direi che siete tutti d'accordo, sia il partito YouTube che il partito Virtual Classroom, che probabilmente è già nei piatti. Quindi, avendo un ordine, l'elenco dei piatti, io posso calcolarmi in maniera automatica il totale. Quello che potrei fare, che vedo l'ultimo commento, è quello di andare a mettere nell'ordine il totale. Diciamo,
me lo segno, invece di andarlo a calcolare ogni volta che, di cui ne ho bisogno, posso andare a segnarmi il totale all'interno dell'ordine. Che potrebbe anche essere una soluzione. Ok? Però non è strettamente necessario, come diciamo, emerge da buona parte dei vostri commenti, lo posso derivare dal prezzo che sta dentro il piatto. Che altre informazioni ci servono all'interno dell'ordine? Vi riprendo un attimo il testo così lo rileggiamo. Allora, dobbiamo sapere se il pagamento è andato a buon fine. Dobbiamo sapere nel momento in cui il personale di cucina lo prende in carico. E potrebbe essere utile avere una stima del tempo di consegna. Sì, prezzo di consegna e tempo di attesa. Ok, io qui non ho messo nel caso specifico non c'è scritto quanto costa la consegna. Per cui possiamo immaginare che sia zero, però se ci fosse un costo di consegna dovremmo metterlo nell'ordine. Per cui qui dentro vado a indicare come nome il tempo di consegna, scusate, fatemelo mettere come tempo consegna previsto e lo mettiamo come time. E l'ora prevista qui dovrebbe arrivare. Tenete conto che io qui dentro potrei andare a memorizzare sia l'intervallo di tempo, cioè mi serve un'ora di tempo per prepararlo e consegnarlo, sia il fatto che lo consegno alle 17:48. Ok? Potrebbe essere tutte e due. Potrei avere, oltre al tempo di consegna previsto, potrei avere tempo di completamento, che questo è un time, lo metto qua sotto, è girato al contrario, non importa. E può essere utile anche avere un'informazione aggiuntiva che è quella che mi dice se il piatto è già stato preso in carico dalla cucina, quindi carico cucina, e il tipo in questo caso potrebbe essere un valore booleano, vero o falso. E ovviamente potrebbe anche interessarmi sapere se è già stato passato al reparto consegna. Carico consegna, anche questo boolean.
e potrei anche avere un altro consegnato boolean e potrei anche avere tempo effettivo di consegna, e questo è un time. Ho messo un po' di informazioni che potrebbero essere, potrebbe essere ragionevole avere. Ok, quindi cliente effettua l'ordine in cui abbiamo il tempo di consegna previsto che ragionevolmente verrà aggiornato man mano che l'ordine procede, un tempo di completamento, quando è stato effettivamente completato, se è in carico alla cucina, se è ormai in carico alla consegna, se è stato effettivamente consegnato, il tempo di consegna. Ok, poi adesso dovrei rileggere nel dettaglio il testo, ma più o meno mi pare di aver messo tutti gli elementi fondamentali. I messaggi che vengono inviati, come li leghiamo? Allora, avevamo detto che un'ipotesi è il messaggio lo mando e me ne dimentico, quindi non tengo traccia. Seconda ipotesi, il messaggio mi interessa e quindi lo rappresento con questa classe, che potrebbe avere come attributi, diciamo, il testo, che è una stringa, più quello che chiamo un timestamp, che è l'ora in cui viene mandato. Ok, tengo traccia del fatto che alle 15.53 ho mandato un messaggio con il tempo di consegna del primo ordine. A questo punto, che cosa faccio? Dove lo collego il messaggio? Ci sono due possibilità. Lo collego all'ordine o lo collego al cliente. Se lo collego al cliente, io non so il messaggio a quale ordine fa riferimento. Finisco il discorso sul messaggio e poi rispondo alla domanda che è arrivata adesso. Per cui non so se il messaggio si riferisce all'ordine che ho fatto adesso o all'ordine che ho fatto ieri. È molto meglio legare il messaggio direttamente all'ordine. Ok? Il messaggio possiamo dire riferito a, e questo diciamo che ha come lettura sinistra, come cardinalità di qua 1 e come cardinalità di fine 0. Ovvero un messaggio si riferisce a esattamente un ordine e l'ordine può avere molti messaggi che si riferiscono a lui. Ok? Se lo collegassi al cliente, il cliente può effettuare tanti ordini, quindi io non saprei il messaggio a quale ordine si riferisce. Domanda su YouTube. Per il tempo completamento, e quindi quello che c'è qua, non sarebbe meglio inserire una stima del tempo di preparazione dentro al piatto e poi calcolare il resto in base agli indirizzi? Sì. Allora, quello che posso fare è, ovviamente, dentro il piatto ci siamo dimenticati, ecco, giusta osservazione, una delle cose che volevo mettere qua dentro, non qui, ma bensì
qui e anche il tempo di preparazione. Il tempo di preparazione è importante perché mi permette di andare a calcolare successivamente il tempo di consegna, il tempo di completamento. Il tempo di completamento qua era inteso come il tempo in cui il piatto effettivamente è pronto e quindi viene dato al reparto consegne. Però per il tempo di consegna previsto, sì, io posso utilizzare il tempo di preparazione dei vari piatti, posso andare a vedere quanti ordini effettivamente sono attualmente in carico e poi usare l'indirizzo che è qua per andare a calcolare il tempo di consegna. Tempo di consegna che potrei andare a mettere qua dentro l'ordine. Allora, la molteplicità di lato ordine e lato messaggio di questa associazione è riferito a. Allora abbiamo il messaggio è riferito a un ordine. Un messaggio si riferisce a esattamente un ordine, mentre invece un ordine può avere zero, immaginiamo che sia all'inizio, non si è ancora neanche pagato, confermato. Qui, ecco, un'altra cosa che ho dimenticato di mettere qua dentro è pagato. Quindi non so se è già stato pagato, non so nulla e quindi ovviamente non ci sono ancora messaggi. Nel momento in cui invece è stato pagato, allora viene mandato il primo messaggio che viene registrato e quindi zero inizialmente, eventualmente molti, perché ho il messaggio iniziale, ho il messaggio nel momento in cui passa la cucina e poi ho il messaggio nel momento in cui viene passata la consegna. Quindi volendo qui invece di mettere asterisco potrei mettere 3. Quindi 0, non ho ancora mandato nessun messaggio, 1, ho mandato il messaggio iniziale, 2, ho mandato anche il messaggio di presa in carico dalla cucina e 3, ho mandato anche il messaggio di passaggio in consegna. Quindi questo è il significato di quelle molteplicità. A questo punto siamo arrivati alla fine della lezione, sono le 4, avrei voluto finire qualche minuto prima, ma diciamo che abbiamo perso abbastanza tempo con vari problemi. Diciamo che gli elementi fondamentali ci sono. Ok? Vi chiedo di riflettere su un altro aspetto che poi sarà l'oggetto della lezione che pubblicheremo tra stasera e domani, quella preregistrata. Come faccio a rappresentare il fatto che in un ordine io, ad esempio, voglio una pizza margherita e due capricciose? Dove metto questa informazione? Vi lascio con questo dubbio, non ci dormirete la notte, ma sicuramente guardando la lezione preregistrata inizierete ad avere una idea e comunque lunedì nella lezione, diciamo dal vivo, in aula per alcuni di voi, vedremo la soluzione. Vi pubblico questo diagramma e anche l'altro sulla pagina del corso, quindi così ce l'avete a disposizione, potete dare poi un'occhiata.
Iscrivetevi su Slack, se non riuscite entro lunedì mandatemi un'email che vi registro io direttamente e guardate la lezione che verrà pubblicata e verrà annunciata su Slack, che comunque compare sulla playlist, quindi appena compare la vedete. Direi che con questo vi saluto. Se avete domande specifiche c'è il canale Slack per... Non lo trovo più. C'è il canale Slack specifico per le domande di teoria. Con calma arriverà anche lui. Per cui potete farle ovviamente lì. Quindi su teoria, sul canale teoria potete ovviamente fare domande specifiche su questo. Okay? Grazie a tutti. Sul canale general di Slack e poi vi faccio un piccolo questionario per capire le problematiche che avete avuto e eventualmente se le virtual classroom non funzionano possiamo pensare di passare direttamente su YouTube e utilizzare esclusivamente quello se vi sembra che possa funzionare meglio. Lo decidiamo con calma, magari ci scambiamo qualche opinione sull'argomento anche su Slack. Buona giornata, buon proseguimento e buona visione della lezione preregistrata che verrà messa a breve. Arrivederci a tutti.